Signore e signori, amici di Telegolfo, ben tornati dallo stadio di Maranola, pronti per assistere alla settima giornata del campionato di promozione girone D in cuffia. Che vi parla, pronto a raccontarvi Formia, città di Monte San Giovanni, Campano. Davide Guzzardi, c'è il nostro, una nostra new entry, Cristian, le riprese, almeno new entry per quanto riguarda il calcio qui a Formia. Andiamo a dirvi subito la forma, le formazioni in campo per quanto riguarda il Formia. Numerazione come sempre dall'1 all'11: Avgul, Pasquale, Lucignano, Pepe, Battaglia, Festa, Nulli, Napoletano, Zaccaro, Raspaolo e Petronzio. Il Monte San Giovanni Campano invece scende in campo con Fiorini, Cellupica, Florese, Iozzi, Seppani, Di Folco, Bruni, Veloccia, Reali, Macciocca e Faliero. A disposizione di mister Giovanni Russo per il Formia dal 12 al 20: Damiano, Dacunto, Lucchetta, Sar, Maresca, Aliberti, Di Mare, Vitale e il rientrante Diego Armando Maradona. Per quanto riguarda invece il Monte San Giovanni Campano, a disposizione di mister Ezio Castellucci, numerazione dal 12 al 18: Iannucci, Testani, Sili, Frellini, Serapiglia, Lesci e Frezza. Le squadre che stanno scambiando i saluti di rito al centro del campo. Il Formia deve proseguire il buon filotto ottenuto grazie alla vittoria proprio in casa nell'ultima partita contro il Casalvieri per 2-0. Il Monte San Giovanni Campano invece viene da un trenino di ben 3 vittorie consecutive dopo le prime 3 sconfitte in campionato. Arrivate queste ultime vittorie contro l'Aurora Vodice in casa, col Casalvieri in trasferta e con il Suio in casa. Una squadra quindi che in assoluta e netta ripresa dopo un avvio stentato e un po' complicato, in questo momento si assesta al 6° posto in classifica, a soli 2 punti dal Formia, a 4°. Il direttore di gara sarà il signor Musumeci di Cassino, assistenti Messina e Abbatecola sempre di Cassino. Proprio il direttore di gara è pronto a dare il fischio d'inizio dopo essersi consultato con i suoi collaboratori. E cominciamo anche noi, iniziata Formia, città di Monte San Giovanni Campano, squadra ospite che in maglia blu scuro con bande gialle attacca dalla destra alla sinistra dei vostri 3 schermi. Appena esaurito il primo possesso della gara, Formia in tenuta bianca, invece da sinistra a destra. Napoletano è stato nel secondo tempo a dare ordine nella partita contro il Casalvieri. Qui scaccia Malaccio con il destro, la palla che si perde oltre il fallo laterale. Florese a rimettere il pallone con le mani. Confermato invece il tridente Zaccaro, Raspaolo, Petronzio, che così bene ha fatto nella partita ultima giocata in casa contro il Casalvieri, una squadra che è letteralmente impazzita a un certo punto per cercare di tenere a bada i 3 attaccanti di mister Russo, confermati oggi titolari dal primo minuto. La gestione della città di Monte San Giovanni Campano con Florese che scende sulla sinistra, davanti a lui riceve Faliero, si accentra, poi cede col mancino all'indietro per il capitano Iozzi, allarga a sinistra, c'è l'intervento e il Formia recupera palla. Zaccaro, eccolo proprio per Petronzio, una breve interruzione della manovra, poi Nulli lancia il pallone in avanti per Raspaolo, è stato anche protagonista ai nostri microfoni dopo la partita con il Casalvieri. Qui guadagna il massimo da quella situazione, un calcio d'angolo. Come attacco andrà a battere Napoletano con il destro, un pallone a giro quindi a entrare nel cuore dell'area di rigore. Attenzione a Battaglia, soprattutto un pericolo costante sulle palle alte. Parte Napoletano con il destro a cercare proprio la torre di Battaglia e la parata di Fiorini. Dopo 2 minuti e spiccioli, non si può chiamare una chiara occasione da gol, ma primo acuto della partita lo fa, tanto per cambiare, Battaglia di testa, recupera un ottimo pallone qui Pasquale, alla fine si addormenta un po',
difende Festa, larga per Nulli a sinistra dove sta salendo velocissimo Lucignano. Contrasto e palla recuperata da Monte San Giovanni Campano. Il Formia però è reattivo sulle seconde palle. La squadra ospite resta in possesso e conquista un calcio di punizione. Iozzi. Si deve ripetere però la battuta del calcio di punizione. Palla in movimento probabilmente. Poi Iozzi allargare a destra. C'è un mezzo velo di Reali. Nessuno però dei compagni è riuscito ad approfittare di questo suggerimento, forse è arrivato anche in maniera un po' casuale. Festa bene per Battaglia, sulla destra c'è Pasquale, Battaglia va da Napoletano, una mezza idea di provare il lancio, poi si appoggia su Pasquale che è salito bene a destra, ha sbagliato il passaggio per Zaccaro, recupera il Monte San Giovanni Campano, Pasquale commette fallo su Faliero, calcio di punizione per la squadra ospite. Siamo arrivati quasi alla fine del quarto minuto di gioco, il risultato è di 0-0 a Maranola tra Formia e Monte San Giovanni Campano. Completamente diverso il clima rispetto all'ultima gara dove abbiamo dovuto commentare tra mille difficoltà sotto una pioggia torrenziale. Oggi il sole è tornato a baciare il prato di Maranola dando una fresca giornata autunnale, quantomeno limpida. Monte San Giovanni in possesso, verticalizzazione di Macciocca, ferma tutta la difesa del Formia, può ripartire però da dietro il Monte San Giovanni Campano. Di Folco, l'appoggio direttamente a Fiorini, non è perfetto, può dare impressione Zaccaro, Fiorini però riesce col mancino a lanciare direttamente il pallone artigliato da Pepe che lo perde, ancora una verticalizzazione di Macciocca a cercare lo scatto sulla destra di Bruni, corre Bruni, fulmina Lucignano sullo scatto, poi il pallone in mezzo viene raccolto da Avgul. Napoletano, forse qualche tocco di troppo da parte del numero 8 in questa via ripartita, un altro errore però stavolta grave di Pasquale, entra in area di rigore il numero 11 Faliero, la palla messa in mezzo, arrivato l'anticipo e poi l'isimpegno da parte della difesa del Formia, provvidenziale in questa fase, il Monte San Giovanni Campano si è fatto pericoloso. Ancora però su un errore di Pasquale che sembra non aver iniziato la partita al massimo della concentrazione. Iozzi sulla destra, allarga bene, lo scatto in avanti di Celupica, il pallone però viene messo direttamente in mezzo e si perde. Ottima linea della rimessa dal fondo, potrà rimettere con calma Avgul. Formia dovrebbe accelerare un po' la manovra, si ingolfa quando bisogna passare a lanciare i tre attaccanti, spesso saltando la sezione di campo che va dalla propria tre quarti alla tre quarti offensiva, praticamente il centro del campo. Lascia a cercare Zaccaro, la sfiora con la testa, la prende con la testa Florese, pallone conteso, Zaccaro lo tocca, Petronzio per Napoletano, si fa vedere Pepe, Napoletano invece torna da Pasquale che ha bisogno di entrare in fiducia, bene Petronzio per Zaccaro, il pallone restituito a Napoletano che si allunga e riesce a toccarla con la punta del piede, poi c'è il fallo di Pasquale. Calcio di punizione per il Monte San Giovanni Campano, interrotta comunque una ripartenza, per questo l'arbitro ha fischiato. Qualche parola poi al numero 8 del Formia, Emanuele Napoletano, e adesso a parlare anche col capitano del Monte San Giovanni Campano, Giacomo Iozzi. Le altre partite di questa giornata, mentre approfittiamo di questa brevissima interruzione, sono Anitrella Pontinia, Casalvieri, Roccasecca, Ferentino, Sabaudia, Ermada Alatri, Mistral Suio, quindi un derby. Monte San Biagio, Terracina, Real Cassino, Paliano, Sporting Vodice, Cervaro, poi ne faremo un'analisi un po' più approfondita appena possibile anche per capire quali sono le gare da tenere d'occhio per i tifosi che magari sono qui allo stadio e pronti con i telefonini a controllare cosa stanno facendo, in particolare Ferentino, Mistral, Anitrella. Qui col mancino, un tentativo oltre il limite dell'area, molto defilato sulla destra, non impensierisce Avgul, è stato un no generale da parte del pubblico presente, tiro se poteva essere molto più pericoloso di come è stato in realtà.
Pronto Avgul. Abbiamo un momento quasi di studio il Formia per capire come affondare una squadra che si è presentata spavalda oggi. Zaccaro cerca di evitare il fallo laterale, non ci riesce. Florese pronto a battere con le mani, batterà Florese. Pallone viene dato da Diego Di Folco. Eccolo Florese, battuta lunga, scavalcare il centrocampo sulla tre quarti, l'appoggio di Macciocca, allarga poi bene il destro veloce, il tiro direttamente di prima di Bruni, la palla che però sorvola la traversa senza particolari pensieri per Alexei Avgul, portiere classe 99 che in queste prime giornate ha fatto sicuramente vedere ottime, davvero ottime cose. Abbiamo almeno un paio di interventi provvidenziali anche nella partita vinta 2-0 contro il Casalvieri dal Formia, proprio l'ultima giocata qui in casa. Petronzio non raccoglie il pallone di testa, c'è stata però una lieve spinta di Felice Florese vista dal signor Musumeci e calcio di punizione per il Formia. Siamo praticamente a centrocampo, settore di destra quasi sulla linea laterale. Pepe col mancino andrà probabilmente a mettere un pallone lungo, questo è il secondo palo. Parte Pepe, ecco lo spiovente all'altezza dell'ischetto del rigore, esce Fiorini. Contrasto duro con un avversario che rimane a terra. Cerchiamo anche di capire chi è stato coinvolto nello scontro, potrebbe essere Nulli. Rimasto a terra Gianluca Nulli nello scontro con Fiorini, l'arbitro interviene per fermare il gioco e controllare come sta il giocatore. Anche Fiorini molto preoccupato delle condizioni. Ecco, adesso va a vedere come sta, lo staff del Formia lo accompagna fuori. Formia momentaneamente in 10, undicesimo minuto, 0-0 tra Formia e Monte San Giovanni Campano, una partita che è sembrata subito molto aperta dai primi minuti. L'arbitro va a dire qualcosa a Fiorini, si ripeterà questo calcio di rimessa. A cercare Macciocca, ci mette il piede in battaglia, interviene però Veloccia proprio a liberare la difesa del Formia. Adesso avanza con Zaccaro che ci abbatta un po' il pallone e viene recuperato dal Monte San Giovanni Campano. Iozzi mette rientrato Nulli, sbaglia poi il tocco Simone Reali, palla oltre la linea della rimessa. E rimette con le mani quindi il Formia, pronto a questo spiovente in avanti. Nulli l'appoggia male, Iozzi la recupera, scambio tra Bruni e un compagno, recupera, si trattava di Macciocca, napoletano, gli chiamano l'uomo. Torna sulla sinistra da Lucignano, il pallone in avanti, Zaccaro tocca di testa, napoletano si fa scavalcare in questo modo, evita l'intervento di un avversario, poi larga male sulla destra, recupera palla Florese, era una buona idea quella di napoletano, peccato per l'esecuzione, Lucignano manca qui l'appoggio di testa, attenzione arriva sul fondo di Monte San Giovanni Campano con Bruni, la palla però scavalca tutta l'area di rigore, la recupera Florese, deve tornare indietro però il numero 3 di Folco, Iozzi. Attenzione il pressing qui di Marco Pepe, è falloso, fischia il signor Musumeci, calcio di punizione, già battuto, Iozzi davanti a cercare ancora la sponda di Simone Reali,
niente da fare. Poi subito Avgulla a cercare Zaccaro, il pallone quasi gli arriva, poi arriva l'intervento, era solo contro 4 Zaccaro. C'è Lupica a spazzare il pallone in fallo laterale. C'è stata deviazione, quindi la rimessa sarà per la squadra ospite. Proprio Guerino, c'è Lupica a battere. Di petto Reali cercava una sponda per Bruni, però era già qualche metro più avanti. La rimessa è per il Formia. Zaccaro subisce un contatto, il fallo di Paolo Seppani. L'arbitro va anche a dirgli qualcosa, probabilmente per le proteste più che per l'intervento. Fallo su Zaccaro, calcio di punizione settore sinistro del campo. Gestisce la squadra di casa, lo spiovente davanti a cercare Zaccaro, di petto l'appoggio per un compagno che non c'è, poi il fallo di Nulli e punizione. Non riesce a gestire il pallone con calma la squadra di Giovanni Russo, sicuramente si farà sentire, sta mostrando il carattere che contraddistingue la squadra di casa quando gioca tra le muramiche. Battaglia intanto di testa, Iozzi si lascia scavalcare dal pallone Festa per controllarlo e per lasciarlo al proprio portiere. Festa davanti a lui, Lucignano sceglie di cambiare completamente il gioco. Attenzione, Zaccaro ci mette il piede, intervento fantastico, ma Petronzio la recupera, l'imbucata per Napoletano, esce Fiorini. Eccolo il Formia che batte un colpo. Buona rete di Petronzio, buono anche l'inserimento di Napoletano, forse parla leggermente troppo lunga, fatto sta che l'uscita pronta di Fiorini ha sventato la minaccia. Il lancio dall'altra parte invece per Faliero, ci mette la testa Pasquale. La rimessa è per Florese, davanti a lui c'è Faliero, preferisce andare in mezzo da Macciocca. Scusate, adesso il tentativo con il destro di Bruni, più ovvero squillo del Monte San Giovanni Campano in maniera non velleitaria. Oltre il quarto d'ora, 16° minuto, sempre 0-0 tra Formia e Monte San Giovanni Campano. Gioco fermo qui per una rimessa laterale in favore della squadra ospite. Arretra molto Macciocca per fare la sponda con i compagni, poi non sa bene come scaricare il pallone, lo affida a Seppani che lo scalcia in avanti, pallone buono per la testa di Lucignano. Napoletano, pallone sulla tre quarti, il tiro di Napoletano è debole, facile per Fiorini che centralmente prende il pallone con le mani, lancia in avanti sempre a cercare Faliero sulla sinistra. Bene Pasquale per la seconda volta in copertura, Napoletano non gli viene chiamato l'uomo, la prende di testa, forse subisce un contatto, ma l'arbitro è tutto regolare. Petronzio lotta e mantiene il possesso, poi viene messo giù da Iozzi che si arrabbia con il suo compagno Florese. È rimasto giù Petronzio, ottimo il suo recupero e la sua difesa del pallone contro più di un avversario, alla fine l'hanno dovuto stendere con le cattive. È rimasto giù Petronzio, speriamo chiaramente per lui che non sia niente di serio, infatti adesso viene tirato su da Battaglia, un nome da garanzia come si suol dire, nome nomen. Adesso il calcio di punizione sarà affidato come sempre a Marco Pepe quando si tratta poi di smistare il pallone, quel suo scavetto proprio verso l'inserimento di Battaglia. Ancora una volta però esce bene Fiorini che sta diventando un kamikaze in queste situazioni,
perché i compagni difficilmente riescono a contenere il numero 5 del Formia. Attenzione alla ripartenza del Monte San Giovanni Campano, che si esaurisce sull'opposizione di Nulli, che al nulla sembra anche il caso di dirlo, tentativo di trasformare l'azione da difensiva in offensiva della squadra ospite, che però potrà usufruire quantomeno di un fallo laterale per imbastire un'azione con più calma. Iozzi, palla verso il centro del campo, il colpo di testa di battaglia non è preciso, recupera il pallone Bruni che scavalca un avversario e si invola sulla destra, recupera però Lucignano, si deve fermare Bruni, la palla a cercare Maccioccia, l'intervento preciso e il pallone recuperato da Pepe. Qui adesso Petronzi in possesso palla sulla sinistra, cerca in qualche modo, trova Zaccaro, Zaccaro che se ne va sulla destra, può arrivare dall'altra parte Raspaoli, Zaccaro si accentra, cerca e trova ancora Petronzi, contrastato Petronzi, prova ad andarsene in dribbling, alla fine viene fermato, sembrava regolare, per cui l'intervento di Napoletano almeno da qui su. L'arbitro ha fischiato interrompendo l'azione, avanza Maccioccia, la sterzata in mezzo al campo, l'inserimento premiato di Faliero, poi la conclusione col mancino completamente sballata di Loreto Maccioccia. Iniziato da poco il 20°, 25, poi sarà il recupero per concludere il primo tempo. Situazione di 0-0 a Maranola. Lascia scorrere Seppani, Di Folco anche lui per il proprio portiere. Fiorini, Pepe, ancora Pepe a contrasto con Faliero, Veloccia sventaglia a destra a cercare il sempre pronto Bruni, si allunga appena il pallone riesce a conservarlo e lo cede all'indietro per Cellupica, ancora Veloccia di prima, Iozzi a cercare in area di rigore, Maccioccia, protestano per un tocco di mano, l'arbitro però indica in maniera abbastanza perentoria la bandierina, calcio d'angolo per il Monte San Giovanni Campano che si affaccia dalle parti di Avgul. Vedremo in che modo adesso con questo piazzato. Palla corta a cercare Iozzi che mette in mezzo con il destro. Palla messa fuori tanto per cambiare da battaglia, il tentativo di Florese respinto, poi generosamente, molto generosamente ci prova Festa a raggiungere questo pallone, premiato da qualche applauso del pubblico, non dal possesso. Il pallone finisce fuori. La rimessa è per la squadra ospite, subito un contatto qui in mezzo al campo, Veloccia, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio, conquista un'altra rimessa laterale del Monte San Giovanni Campano. Florese, due moduli praticamente speculari quelli del Monte San Giovanni Campano e del Formia, sembra di vederli giocare con un 4-3-3 a entrambi gli schieramenti. Adesso Veloccia, Veloccia al limite dell'area col mancino, la palla rotola mestamente oltre la linea non vicinissima al palo alla sinistra di Avgul, rimessa dal fondo. Abbiamo detto delle altre gare che si svolgono quest'oggi, le squadre che precedono il Formia in classifica sono impegnate con scontri che sembrano, diciamo, alla portata, quantomeno il Fiorentino prima in classifica ospita il Sabaudia ultimo. La Mistral invece è impegnata in un derby che comunque è sempre rischioso per un Suio Terme Castelforte Minturno che si trova al 13° posto in classifica.
La Nitrella invece ospita tra le porte di casa il Pontinia, quinta forza del campionato. Possiamo dire scontri, io devo dire, tutto sommato semplici, forse solo il Ferentino. Comunque mai fidarsi dei testa coda, soprattutto in un campionato come questo. Palla profonda che si perde tra le braccia di Afgul. Pasquale per Battaglia, si fa vedere vicino Pepe, sceglie ancora Pasquale che deve tornare da Battaglia. Alla fine va al lancio lungo il numero 5, Petrozio corre, la palla però si stava già allargando troppo oltre le proprie disponibilità. Rimessa per la squadra di mister Ezio Castellucci. Entra la Pontinia e poi è anche una partita che interessa molto a Monte San Giovanni Campano. Alla fine sono solo due i punti che separano la squadra di Castellucci da quella di Russo. Per gli amici di Monte San Giovanni Campano che magari sono all'ascolto, tenete d'occhio anche Real Cassino Paliano. Intanto viene fischiato un fallo ai danni di Giuseppe Lucignano. 25esimo, non si sblocca la gara, squadre che adesso sembrano avere un atteggiamento un po' più prudente. Sbaglia per il lancio Afgul, lo intercetta Bruni, lo scambio con Macciocca, si mette in mezzo Festa e recupera un gran pallone. La palla adesso va in avanti a cercare Lucignano, lo scambio con Nulli, palla che si perde però in fallo laterale, sbaglia il passaggio il numero 7 anche a causa del contrasto di un avversario. Adesso Iozzi prova a allargare a sinistra, arriva prima di tutti Florese, finisce giù, l'arbitro non fischia. Ancora Iozzi, nessuno in pressione, la azzarda adesso Petronzio, Iozzi si lascia impressionare, lancia questo pallone in avanti col destro, fa tutto facile per Afgul. Battaglia, col destro in avanti, non ci sono al momento giocatori che si scaldano né da una parte né dall'altra, quindi forse non sono previste sostituzioni al termine dei primi 45 minuti, al termine dei quali mancano più o meno 20 minuti, dipenderà dal recupero. Zaccaro sbaglia il passaggio, Raspavolo poi non riesce a intervenire per l'intervento di Celupica. La rimessa per il Monte San Giovanni Campano, con grande stupore del numero 10 del Formia e del pubblico assiepato qui sugli spalti di Maranola. Il lancio in avanti di Seppani a cercare lo scatto di Macciocca, combatte con Festa, alla fine deve tornare indietro. Veloccia, Iozzi larga a destra ancora su Macciocca e finisce giù. Intervento è stato di Raspaolo, l'arbitro adesso va a dire qualcosa per le proteste del numero 10. Sta che ci sarà calcio di punizione sull'out di destra per il Monte San Giovanni Campano. Cantano gli ultras del Formia e la speranza che la propria squadra riesca a riversarsi in avanti e trovare magari il gol del vantaggio. In questa fase invece ci prova il Monte San Giovanni Campano, la palla in mezzo, viene anticipato Macciocca, poi l'intervento di Pasquale a liberare l'area di rigore, prova ad alimentare l'azione offensiva veloce e si appoggia lì indietro per Di Folco. Iozzi con qualche difficoltà sul pressing, il pallone filtra, diventa buono per Reali che però non riesce a concludere bene a rete, finisce anche giù. Per l'arbitro è tutto regolare, episodio al 28esimo. Alla fine Pasquale mette il pallone fuori, tensione, episodio al 28esimo.
finito giù dopo una buona verticalizzazione Reali. L'arbitro era tutto regolare. Palla restituita al Formia che senza volerlo la restituisce nuovamente al Monte San Giovanni Campano. Questo lancio sbagliato di Lucignano. Macciocca di testa per Iozzi, la pressione di Napoletano. Il lancio in avanti del capitano del Monte San Giovanni Campano. Prova ad agganciarla Faliero, arriva a battaglia e a quel punto di lì non si passa più. Pepe a cercare bene lo scatto di Petronzio, il tocco di Petronzio. Ci mette una mano Fiorini e salva tutto Simone Fiorini. Avrebbe dovuto alzarla un pochino di più Petronzio. Attenzione perché non è finita, il pressing di Nulli, tocca il pallone, la palla finisce fuori, rimessa in difesa per il Monte San Giovanni Campano. Può avanzare in pressing la squadra di Russo. Può avanzare il Monte San Giovanni Campano sulla sinistra, si fa vedere Napoletano in pressing, si allarga bene Florese, alla fine il passaggio intercettato da Battaglia che può avanzare, allunga la falcata Battaglia, c'è spazio per avanzare, Battaglia, 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 palla dentro per nessuno. Una grandissima però progressione di Battaglia che ha visto lo spazio e si è fatto tutto il campo. Adesso è una posizione che per lui non è sicuramente confortevole. Bravo Napoletano a cedere il pallone al proprio portiere e consentire al proprio numero 5 di rientrare in posizione. Contrasto vinto da Napoletano che di tacco serve Pasquale. Pallone recuperato dal Monte San Giovanni Campano e poi ancora da Napoletano che ci mette il piede. Pepe a scavalcare la difesa, Petronzio il tiro con il destro, Fiorini. Sì, ultimi due minuti dal 28esimo al 30esimo si è accesa la partita, almeno per quanto riguarda le occasioni. Tanto c'è fallo laterale per il Monte San Giovanni Campano. Ovviamente non ci sono stati particolari interventi da parte dei due estremi difensori se non di Fiorini su quel pallonetto tentato da Petronzio. Qui bello il movimento di Zaccaro a liberarsi, sempre la classe di Zaccaro. Lancia a cercare Petronzio, lo controlla Florese. Petronzio però è una zanzara in questi casi. Florese deve rimettere il pallone in fretta. Il tocco di Pasquale, prova a precipitarsi in aria a seguire il pallone, libera il Monte San Giovanni Campano, palla messa giù e poi Battaglia in tuffo. Prendersi gli applausi meritatissimi del pubblico. Sto lancio a cercare lo scatto di Reali, si è messo era in mezzo alla traiettoria, si è tuffato e l'ha presa di testa il numero 5 del Formia. Adesso proprio Reali con il tacco a cercare Faliero, la recupera la squadra di casa e la rimette adesso in gioco. Attenzione a questo retropassaggio rischioso, Festa deve tornare da Vgul. Lancio in avanti, c'è Lupica, contrasto con Zaccaro che va a rubargli il pallone. Attenzione a Zaccaro, Zaccaro con il destro, conclusione che si perde addirittura in fallo laterale. Stavano avanzando i compagni, forse avrebbe potuto avere un po' più di pazienza. C'era in percussione centrale, in particolare Pepe. Mentre sul contrasto proprio contro Zaccaro era rimasto giù Guerino, c'è Lupica, adesso si rialza.
Rimessa però in zona comunque rischiosa per il Monte San Giovanni Campano, con il Formia che può nuovamente avanzare in pressing. Napoletano lo comanda, un grande cenno delle braccia, il colpo di testa di Pepe non alimenta però l'azione offensiva. Qui buono il lancio sulla destra, attenzione a cercare Bruni, l'intervento di Lucignano, si appoggia ad Avgul in anticipo. Lucignano, Avgul poi lancia con il destro direttamente in fallo laterale, con un passaggio ha rischiato di scatenare la velocità di Samuel Bruni. Si lascia sorprendere qui ancora la difesa del Formia, poi protegge bene Battaglia che ha intuito cosa stava succedendo. Ancora a cercare Bruni, il più attivo dei suoi, Samuel Bruni, senza dubbio in questo inizio di partita, in questo primo tempo che è arrivato al 34esimo. Non si sblocca la partita, 0-0. Il blocco qui di Seppani, sono nulli, per l'arbitro non c'è fallo. Fiorini rilancia col mancino, colpo di testa mancato da Macciocca. Pepe, Festa, Raspaolo si è visto poco oggi. Con questi palloni continuerà a vedersi sempre meno. Raspaolo adesso lo difende, finisce giù, atterrato da Florese e c'è, no, da Celupica chiaramente. C'è il calcio di punizione per il Formia. Adesso inizia a fare anche un discreto caldo. Mi sa che questo non incida sul rendimento dei giocatori che stanno spendendo tanto. Bella discesa qui di Pasquale sulla destra, rientra sul mancino, sbaglia il cross con il piede che non è il suo preferito. Pepe sbaglia il passaggio ma riconquista palla. Nulli, Petronzio controlla a seguire, l'appoggio indietro ancora per Pepe che allarga per Zaccaro, centrodestra all'indietro per Pasquale, lo scambio con Pepe. Battaglia adesso con calma, il Formia gestisce il pallone. Pepe, mancino a cercare l'ottimo inserimento di Petronzio, la palla in mezzo verso il secondo palo dove sta per arrivare Raspaolo, esce in presa balla, in presa bassa Fiorini, presa balla sarebbe stata bellissima. Macciocca subito dall'altra parte, ci mette il piede Pepe, ferma tutto e poi arriva anche prima dell'intervento di Faliero, poi l'appoggio all'indietro per Pasquale per evitare di lanciare l'ennesimo pallone. Pasquale subisce il pressing di Faliero, c'è l'ultimo tocco, è del giocatore del Monte San Giovanni Campano, la rimessa è per il Formia. Napoletano ad agguantare il pallone in mezzo al campo, sbaglia tutto e serve Faliero che può avanzare con verso il centro. Battaglia che si mette davanti e si mette davanti un muro. Oggi dal punto di vista difensivo assolutamente perfetto in questo primo tempo. Antonio Battaglia è stato protagonista anche di una gran bella discesa in territorio nemico. Cos'è più da terzino che da difensore centrale, ma quando poi si tratta di difendere è un centrale con i fiocchi. Pepe per Raspaolo che finalmente può gestire un pallone sulla fascia, palla messa in mezzo di Mancino, ci prova Petronzio, il colpo di testa sembrato essere di Florese, però non vedo proteste da parte dei giocatori del Formia. Evidentemente Petronzio sa di aver toccato. Pronto a rimettere il pallone in campo Simone Fiorini. Battaglia di testa anticipando Macciocca. Iozzi sbaglia tutto. Raspaolo, si sono invertiti i giocatori d'attacco. Qui Napoletano non capisce che doveva andare lui su questo pallone.
Ed è un peccato, era buona l'idea di Raspaolo. Poi il pressing di Napoletano, allora alimenta Zaccaro e commette fallo. Fallo piuttosto evidente su Veloccia. Se non è Veloccia, deve essere Di Folco. L'arbitro va a parlargli, evidentemente sa che non è stato un intervento volontariamente cattivo, semplicemente evidente lo slancio, tentativo di pressing. Zaccaro ha investito Diego Di Folco, calcio di punizione, lo può battere Fiorini col sinistro. Pepe la cicca un po', per sua fortuna la palla resta nelle disponibilità dei suoi compagni. La mette giù adesso Petronzio, Jonathan Petronzio, bene il suo smistamento per Nulli. Pepe Napoletano, battaglia Pasquale da sinistra a destra con grande calma ed efficacia. Adesso Napoletano all'indietro per Raspaolo col mancino, vede il tacco di Zaccaro e lo serve. Zaccaro verso il fondo del campo, il campo a un certo punto finisce ed è rimessa dal fondo per Fiorini. Questa però è stata una bella azione da parte della squadra di Russo, partita da sinistra, tutti scambi di prima per arrivare a destra da Pasquale e questo taglio di Raspaolo per Zaccaro. Se la chiama Pasquale, ci arriva lui. Pallone però è buono per Di Folco. Macciocca prova a cercare dall'altra parte un compagno, si mette in mezzo Nulli e recupera il pallone per il Formia. Pepe Petronzio prova di prima, il lancio gli viene male, per sua fortuna però difende il Formia. Gamba tesa, piede a martello, intervento pericoloso di Celupica, l'arbitro fischia il calcio di punizione. La palla per Raspaolo, rimbalzo, la mette giù col mancino, suo controllo e la sfida a Florese, la lascia indietro per Pasquale, la recupera Faliero, può far salire i suoi adesso Reali che attende, si gira e cede il pallone a Iozzi, si cambia fascia, si va da Veloccia, servizio per Bruni che vede il suo lancio rimpallato, fallo laterale. Siamo entrati negli ultimi 5 di questo primo tempo, sempre ammesso che non ci sia recupero. 0-0 tra Formia e Monte San Giovanni Campano. In questo momento avanza il Formia. Zaccaro serve Raspaolo, si fa vedere vicino Pepe, sceglie ancora la soluzione Zaccaro, ecco adesso Pepe, servito ancora Raspaolo, chiude solo il triangolo, si torna dal numero 4. Festa avanza, lo scatto a sinistra di Lucignano, servito molto bene Lucignano sbaglia il controllo e finisce giù nello scontro con Fiorini. Le proteste dei giocatori del Formia, è finito giù Lucignano nella progressione offensiva, lo scontro con il portiere. Un altro episodio a questo punto dopo quello del 28esimo nell'area di rigore opposta, ha cercato il controllo non semplice probabilmente, ma non è riuscito a trovare il pallone, poi si è trovato Fiorini davanti, c'è stato questo scontro. Secondo episodio da Moviola, se avessimo la Moviola. Guardo il mio caro Christian qui vicino e non avendo i replay purtroppo dobbiamo fidarci della decisione dell'arbitro. Spesso capita di chiacchierare con i tifosi qui sugli spalti, chiedono tante volte delucidazioni, noi purtroppo vediamo con gli stessi loro occhi, dobbiamo fidarci di quel che dice il direttore di gara finché potenti mezzi della tecnologia non saranno anche a nostra disposizione.
ma va bene anche così. Adesso la palla avanti sulla sinistra a cercare Florese sul fondo, la palla messa in mezzo, il controllo di Faliero, la palla che si allunga appena quanto basta perché Avgul la possa controllare, bloccare e rilanciare per i propri compagni. Zaccaro, davvero molto interessante. Abbiamo visto questi due portieri, attenzione perché qui è stato un contrasto tra Di Folco e Zaccaro, è rimasto giù Di Folco, poi si è rialzato in maniera abbastanza diversa da quella con cui è rimasto a terra. Ce l'ha sembrato si fossero fatti male Zaccaro e Di Folco in uno scontro forse fortuito. Non abbiamo visto, concentrati a capire dove stava andando il pallone, non ha visto nulla neanche il signor Musumeci. Non sono d'aiuto in questo caso Messina e Abatecola, o magari semplicemente perché non è successo nulla di da segnalare. Adesso si parla in mezzo al campo, Macciocca e poi i due capitani a colloquio, Iozzi e Zaccaro, l'abbraccio tra i due che scherzano, quindi tutto rientrato. Siamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo, ma vedo già che ci sarà del recupero, probabilmente un minuto. Aspettiamo, sì, un minuto. Un minuto di recupero che inizierà tra una quarantina di secondi. Petronzio, lancio bene a sinistra per Nulli che alza questo pallone col mancino, palla che finisce oltre la traversa, oltre la linea di fondo campo e quindi sarà rimessa per Fiorini. Ultimi 30 secondi meno del primo tempo prima del recupero, poi sarà un solo giro di lancette prima del riposo, delle riflessioni, delle indicazioni dei due allenatori per i propri giocatori e cercare di sbloccare questa partita nella ripresa. Tanto due palloni in campo a far perdere proprio questi ultimi attimi. Eccola che si alza, l'indicazione, il recupero e inizia l'ultimo minuto di questo primo tempo. Lancio di Fiorini, lo stop di Macciocca, messo giù Petrozzi, tutto regolare, si continua il tocco di Bruni a cercare Reali all'indietro, pallone alzato, buono per Macciocca, pensa un attimo al tiro, poi deve controllare con questo sombrero. Macciocca arretra, il pallone recuperato poi dalla difesa del Formia, buono il tocco di Zaccaro che finisce ancora una volta giù sul tocco di Folco che questa volta viene ammonito. È la seconda volta c'è questo scontro tra Di Folco e Zaccaro, è arrivato il cartellino giallo al 46esimo praticamente in corso, minuto di recupero, possiamo anche dire 45 più 1, io parlo da solo, parlo praticamente con la mia distinta. È rimasto giù Zaccaro, brutto intervento, è sembrato quello di Di Folco, a questo punto lascia qualche sospetto in più su quello che è successo poco prima, proprio un contrasto sempre con Zaccaro, col capitano del Formia che è rimasto giù, e adesso giù è rimasto il capitano del Formia dopo questo colpo inferto da Diego Di Folco, quindi scatena, è entrato il pubblico sugli spalti, cercheremo di ignorare, dovremmo isolare il microfono a volte da commenti un po' troppo spinti, ma anche questo fa folklore. È rimasto a terra quindi Zaccaro mentre si perde l'ultimo minuto di gioco, vedremo se l'arbitro farà giocare ancora dopo che il numero 9 si sarà ripreso, sperando che si riprenda senza problemi. Adesso c'è una sfida, diciamo, tra numeri 10, Macciocca e Raspaolo a colloquio, se lo va letteralmente a portare via Pepe, ma Macciocca continua a parlare con l'arbitro. Vince,
Vincenzo Zaccaro si è ripreso e va a posizionarsi al centro dell'attacco. Va bene, in questo momento lascia giocare Pepe Sventaglia col mancino, viene anticipato Nulli dall'intervento di Seppani, torna indietro Petronzio, lo fa male però il passaggio, attenzione alla ripartenza del Monte San Giovanni Campano, corre però come un fulmine Gabriele Festa per il lancio col mancino, Petronzio si lascia scavalcare dal pallone, fuori gioco di rientro, l'arbitro lascia proseguire perché il pallone è del Monte San Giovanni. Guadalini è rimasto con la bandierina alzata tutto il tempo, l'arbitro non ha risposto però alla sua chiamata. Pepe, ed arriva il fischio, finisce il primo tempo a Maranola, 0-0 tra Formia e Monte San Giovanni Campano, un paio di episodi che sarebbero da moviola in entrambe le aree di rigore, una a testa alla fine, le poche occasioni ottenute dal Formia non sono bastate per sbloccare la gara e terminare il primo tempo in una condizione di vantaggio, vedremo se ci saranno cambi nel primo tempo. Zaccaro ha preso una brutta botta proprio nel minuto di recupero del primo tempo, dove è stato ammonito di fuoco, primo e unico cartellino della gara. Noi ci salutiamo per il primo tempo, restate qui perché tra poco c'è il secondo. E siamo tornati in campo qui da Maranola per il secondo tempo di Formia città di Monte San Giovanni Campano, 0-0 alla fine del primo tempo, c'è stato un unico cartellino giallo preso nel minuto di recupero da Di Folco per un intervento su Zaccaro che è rimasto a terra per qualche secondo, anche più di qualche secondo, quasi l'intero minuto di recupero. L'arbitro ha ritenuto giusto e ci sentiamo di condividere la scelta di cacciare il primo cartellino giallo della partita. È iniziato il secondo tempo, Formia che attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, adesso in possesso proprio con Zaccaro che ha due tentativi per allargare il gioco sulla sinistra dove c'è Pasquale, battaglia, lancia in avanti, lo scatto di Petronzio, il contrasto con Seppani, palla in mezzo per Napoletano, prova a mettere il pallone dentro, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo, Formia che quindi inizia con spiccata propensione offensiva questo secondo tempo, c'è da sbloccare la partita. Andrà a battere Raspaolo, sto corner, sto di destra, la parte più lontana dalla nostra postazione. La bassa di Raspaolo messa fuori in qualche modo, poi c'è un contatto, c'è un contatto ancora con Zaccaro che finisce giù proprio all'imboccatura estremità sinistra dell'area di rigore e poi c'è il fallo e viene ammonito Festa, pareggiato quindi anche il conto dei cartellini. Primo cartellino giallo per il Formia al 46esimo, anche 47esimo diciamo. Qualche protesta da parte dei giocatori del Formia, molto timida per questa ammonizione ma soprattutto per quel contrasto che ha visto finire giù Zaccaro in area di rigore. Due episodi sono stati anche nel primo tempo, da una parte con Reali, dall'altra con Lucignano in area. L'arbitro però non ha mai dato il calcio di rigore, quindi attenzione a questo pallone verso Petronzio bloccato da Fiorini. Dei portieri Fiorini e Fgul, classe 93 e 99.
si stanno comportando sicuramente bene, in almeno fino ad ora, nonostante non ci siano state azioni che li abbiano visti realmente protagonisti. Qui sul fondo Battaglia fa carambolare il pallone su un avversario, deve essere stato Di Folco. C'è calcio d'angolo ancora per il Formia, secondo calcio d'angolo in questi primi tre minuti del secondo tempo. Attenzione come sempre a Battaglia in mezzo, il pallone spiove in area di rigore, messo fuori di testa, sarà però ancora rimessa laterale per il Formia sulla tre quarti offensiva. Lucignano, non buona la prima, deve rimettere al secondo tentativo. Raspaolo non riesce a proseguire l'azione offensiva. Attenzione alla ripartenza del Monte San Giovanni Campano, affidata a Macciocca. Intervento di Battaglia, quindi squadra ospite che deve ripartire da dietro. Palla che arriva a Faliero, dentro per Reali, cerca di rientrare sul destro, poi va col mancino direttamente su Avgul. Attenzione qui, Lucignano se la cava molto bene in difesa, questo rilancio, un po' di flipper, alla fine il pallone viene lanciato in avanti a cercare Zaccaro, che lo controlla di testa, scende sulla sinistra, non riesce però a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale per il Monte San Giovanni Campano. Può salire in pressing la squadra di Russo. Iozzi a cercare lo scatto di Bruni, uno dei più propositivi nella prima frazione di gioco per la squadra di Castellucci. Un controllo con un po' di sufficienza di Battaglia, non va in apprensione però Avgul, che rimette bene per i compagni. Lo scambio tra Pepe e Festa, la palla per Battaglia che la mette giù, avanza sulla tre quarti difensiva, allarga per Pasquale che si è ripreso bene dopo un inizio un po' stentato. Nulli recupera bene il pallone in questo scontro tra numeri 7 contro Bruni. Napoletano sulla verticale a cercare Zaccaro, ancora bene a recuperare palla il Forme con Raspaolo, non perdere il possesso del pallone, alimentare questa azione offensiva. Napoletano nel cerchio di centrocampo, Battaglia, Festa, avanza Festa, trova Raspaolo, il tacco a cercare Lucignano, appena appena corto, Lucignano riesce a toccarla ancora per Raspaolo, finisce giù Lucignano, qui c'è fallo, calcio di punizione, la posizione molto interessante, finito giù Lucignano sul contrasto contro Celupica. Calcio di punizione fidato con ogni probabilità a Pepe, infatti si allontana Raspaolo, posizionarsi in mezzo all'area di rigore. Raspaolo, Battaglia, Zaccaro, Petronzio, adesso arriva anche Festa, sono sei uomini in area di rigore, uno al limite per il Formia. Pepe sul secondo palo, non ci arriva nessuno, Battaglia non riesce poi a tenerla in campo, sarà rimessa dal fondo per Fiorini. Si scalda Sar, scalda anche Maradona per il Formia. Sono tre i giocatori del Formia che stanno praticando le operazioni di riscaldamento, nessuno ancora per il Monte San Giovanni Campano.
Poi testa di Pasquale, Festa, Petronzio si deve impegnare, Napoletano, ma ci arriva prima Macciocca, palla messa fuori, può rimetterla con le mani proprio Pasquale verso Petronzio, finisce giù, tutto regolare. Macciocca davanti a cercare Reali, trova però solo una rimessa con le mani affidata a Florese. Macciocca, l'appoggio per un compagno vicino, Iozzi che ha tentato la conclusione, ribattuta, battaglia poi di testa però direttamente su un avversario, sempre Florese che avanza. Macciocca deve tornare indietro con calma, ragiona, veloccia per Bruni, tensione a Reali, palla fuori ancora per Iozzi che tenta ancora una conclusione da lontano, palla un po' svirgolata, finisce molto larga sulla destra di Avgul. Pronto a battere il portiere classe 99 del Formia, molto 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 interessante questo prospetto da tenere d'occhio. Palla a cercare la testa di uno tra Zaccaro e Napoletano, la prende Iozzi, ecco Napoletano che la tocca in avanti, rilancio dei giocatori del Monte San Giovanni Campano, più a liberare la propria tre quarti che a cercare effettivamente una soluzione offensiva. Festa non va da battaglia, scende sulla sinistra, poi allarga cercando Lucignano, male, pallone troppo profondo, troppo largo, rimessa per la squadra ospite. Napoletano mette giù, perfeziona il recupero del pallone, lo scambio con Battaglia, allarga adesso Napoletano per Pasquale, sbaglia il tocco, c'è stato fallo però, e ancora un po' di screzzi in campo, volano probabilmente parole e basta fino a questo momento perlomeno tra Napoletano e Macciocca. Macciocca che ha avuto qualche discussione anche nel primo tempo con gli avversari, con avversari con cui si è beccato un po'. Riprende il gioco, lancio di Festa intercettato da Pepe, subito per Petronzio che va al tiro sul fondo, nessun pericolo per Fiorini. E può andare alla rimessa dal fondo col Mancino a scavalcare il centrocampo, settore di sinistra, la tocca di testa a Florese, alimenta lo scatto di Reali, alla fine c'è stato il disimpegno di Battaglia a mettere il pallone in fallo laterale. Con Reale palla in mezzo a cercare Macciocca, pronto però a ribaltare subito l'azione del Formia con Zaccaro che avanza, si accentra Zaccaro, accentra Zaccaro, sta arrivando Petronzio sulla destra, servito il tiro di Petronzio però è completamente sbagliato, era una buona occasione, pallone che si è impennato, forse gli ha chiesto di essere servito prima Petronzio. Potrebbe arrivare il primo cambio, c'è Vitale che si è tolto la casacca, potrebbe essere lui il primo a entrare, Vitale assieme a Maradona e Sar, gli unici tre che si stanno scaldando per il Formia. Attenzione però a Monte San Giovanni Campano che avanza, in qualche modo sforbicia Festa, ancora Monte San Giovanni Campano in possesso, il pallone che si impenna e finisce fuori in questa carambola. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del Monte San Giovanni Campano, la palla che finisce sul fondo ma pericolosa, si è alzato questo pallonetto e poteva ingannare
Avgul, però ha potuto tirare un sospiro di sollievo vedendo il pallone finire, seppur di poco, oltre il palo alla sua destra. Zaccaro riesce a recuperare il pallone Iozzi in questo scontro tra capitani. Adesso il pallone che vaga, corre Bruni, cercare di mettere in difficoltà Festa, molto lucido e tranquillo in questa fase. A servire Lucignano e conquista un calcio di punizione, poi fa sbattere il pallone contro Faliero che per tutta risposta lo spedisce fuori. Ancora qualche screzio tra i giocatori in campo e direi che è assolutamente normale questa situazione di punteggio, nessuna delle squadre vuole fare un passo indietro neanche sul piano dei nervi. E arriva il cambio, almeno giudicare dalla bandierina dei guardalini, sì, alzata in maniera inequivocabile. E infatti arriva, esce con il numero 10 Raspaolo ed entra con il numero 19 Vitale, primo cambio della partita che arriva al 59esimo. Si prende tutta la calma necessaria Raspaolo per uscire. Entra quindi Luca Vitale, andiamo a vedere che posizione occuperà, presumibilmente la stessa di Raspaolo, vediamo, magari ci saranno, si invertiranno per lui e Petronzio in mezzo al campo. Prova a ripartire Monte San Giovanni Campano, cicca un po' l'intervento, Battaglia resta comunque efficace a mettere il pallone in fallo laterale. Macciocca mette giù Iozzi, Veloccia lancia con il destro a cercare Bruni, difende l'uscita del portiere Lucignano che può avanzare, usa percussione sulla sinistra, poi rallenta a capire un po' il posizionamento dei compagni, subisce fallo Petronzio sull'intervento di Cellupica, calcio di punizione sulla tre quarti offensiva, settore di sinistra per il Formia, posizione buona per il mancino di Pepe per mettere uno spiovente pericoloso in mezzo a metà tra portiere e difesa. Avanza Battaglia, pericolo pubblico numero 1, cercato proprio lui, ne esce bene però la difesa del Monte San Giovanni Campano che libera Pasquale con qualche difficoltà, rilancio in avanti a cercare proprio Battaglia che è rimasto in attacco, l'appoggio su Napoletano d'esterno per Pepe che avanza, davanti a lui Faliero, Pepe tiene il pallone forse un po' troppo, alla fine trova Festa che allarga col mancino, colpo di testa di Battaglia però non trova compagni, Napoletano deve difendere sulla percussione di Reali che aspetta un compagno e lo serve bene sulla sinistra, sale Florese, palla in mezzo, ci mette il piede Festa, provvidenziale, Napoletano poi stoppa in mezzo al campo, se ne esce molto bene Nulli con un numero, Zaccaro poi di prima per Petronzio, attenzione Petronzio rientra sul destro, Petronzio! Jonathan Petronzio! E all'ora di gioco 62esimo sblocca il risultato il Formia, bellissima azione degli uomini di Giovanni Russo, una verticalizzazione dopo un numero di Nulli, la palla arriva a Zaccaro che di prima lancia lo scatto di Petronzio in area di rigore, la sterzata, entra sul destro e batte sul secondo palo Fiorini, si sblocca il risultato a Maranola, Formia in vantaggio. Bravo Gianluca! Applausi del pubblico per Gianluca Nulli, si è andato via in mezzo a due, un pallone che sembrava quasi perso, ha difeso non solo molto bene
ma subito fatto proiettare l'azione in maniera offensiva, culminata nel migliore dei modi per la squadra di casa che va in vantaggio. Vediamo la reazione del Monte San Giovanni Campano, ferma tutto bene Lucignano, partire Pepe, serve Zaccaro sulla destra, Vitale servito, sfida sullo scatto Florese, però da una parte giocatore dall'altra, alla fine Florese però la recupera con calma il Formia, gestisce adesso sulla tre quarti offensiva, bella la palla ancora per Vitale, finisce giù, non c'è il fischio dell'arbitro con Napoletano che si arrabbia. È stato messo giù Vitale, era finito giù il contrasto con Florese, l'arbitro ha concesso il calcio d'angolo. Napoletano la tocca corta per Pepe, è arrivato Battaglia in area, palla però spazzata fuori, corre Macciocca, controlla Pasquale davanti per Pepe, palla in mezzo, forse a cercare Vitale, troppo su Fiorini che la blocca e fa ripartire i suoi, arriva però ancora Lucignano ad anticipare Bruni, rieta sul destro Lucignano, Bruni proprio lui a prendere questo rimbalzo, poi Lucignano si perde il pallone nel controllo, attenzione che finisce giù, veloce, è arrivato con una certa veemenza a prendersi il pallone per questo fallo laterale, è stato uno scontro tra i due, finito giù Lucignano, Zaccaro che sa parlare all'arbitro a far sentire le sue ragioni, attenzione perché è finito giù, finito giù un giocatore del Formia, è stato uno scontro con Veloccia, Napoletano. Purtroppo avevamo gli occhi da tutt'altra parte, fino giù Napoletano, c'è un capannello nei pressi del guardaline e adesso tutti attorno all'arbitro, lentamente Napoletano si è messo in ginocchio. Lo scontro tra i due numeri 8 è ancora Veloccia che va a dire qualcosa a Napoletano, cartellino giallo per Veloccia, adesso Napoletano a parlare con il capitano ospite Iozzi. Alla fine c'è il cartellino giallo per Veloccia al 65esimo. Vediamo se rientra tutto nei ranghi, nel frattempo si riprende a giocare con Celupica che con le mani serve Bruni, attenzione adesso l'arbitro deve essere anche bravo a non farsi scappare la partita, Zaccaro in pressione, poi soffia il pallone a Seppani che deve appoggiarsi a Fiorini, il contrasto può essere fonte di tante tante cose, Battaglia difende bene palla, cede all'indietro ad Avgul oltre i limiti della propria area di rigore, rilancio di Avgul, non è perfetto l'intervento di Celupica ma non c'è il pressing di Zaccaro da approfittare di questo errore. Lucignano cresciuto tantissimo in questo secondo tempo, Lucignano, Zaccaro per Nulli che lascia rimbalzare il pallone, ancora bene Nulli che se ne va, poi Iozzi ferma Zaccaro, Bruni davanti, lo scatto di Faliero, Festa lo controlla dopo il rimbalzo del pallone, serve bene Napoletano, ottimo, ottimo disimpegno di Gabriele Festa, deve essere cresciuto soprattutto in fiducia il Formia, tese un altro contatto su cui l'arbitro non fischia, pallone che può diventare buono per la manovra d'attacco del Monte San Giovanni Campano, alla fine si perde oltre il fondo. Non è riuscito a trovare palla reali. Avgul può andare al rinvio.
continua a scaldarsi Sar con una certa intensità. Potrebbe essere lui prossimo ad entrare tra le file della squadra di Russo. Zaccaro d'esterno, bene, corre Petronzio con la mancino, palla sul fondo. Un'altra buona occasione per il Formia, che sta sempre più prendendo il comando della partita. Minuto 68, Petronzio mette il pallone sul fondo e siamo sempre 1-0. Il gol proprio del numero 11. Formia che sta facendo male con questi inserimenti, sempre ben serviti, in particolare da Zaccaro, che adesso finisce giù. Pepe però serve davanti Petronzio. Seguiamo l'azione. Petronzio in mezzo a due, prova un dribbling, viene fermato da Di Folco. Iozzi in avanti a cercare lo scatto di Bruni, ci mette il piede Lucignano, perfezione del disimpegno Festa. Adesso però deve liberarsi di Bruni, si va a mettere in una situazione complessa sulla bandierina. Serve bene all'indietro Lucignano, che sbaglia tutto. Regala il pallone a Monte San Giovanni Campano, la palla per Iozzi al limite dell'area che va col mancino, pallone alto. C'è il cambio anche per il Monte San Giovanni Campano, esce Reali ed entra, se non ho visto male, Serapiglia. Si prepara al cambio anche il Formia. Dovrebbe entrare a questo punto Sar. Vediamo se l'arbitro farà riprendere il gioco o farà fare prima il cambio. Si riprende a giocare con il rilancio di Avgul. La palla di Zaccola a cercare l'ennesimo scatto di Petronzio, che ci arriva. Ci crede e ci arriva. Serve Nulli, che attende compagni. Napoletano, il velo, il tiro poi di Pepe, altissimo. Adesso dovrebbe arrivare il cambio, si arriva anche per il Formia, il secondo cambio di Russo. Esce Nulli, Ture di una grande prestazione, ed entra Sar. Facciamo sentire gli applausi del pubblico per Gianluca Nulli, davvero un'ottima prestazione soprattutto in questo secondo tempo. Uno dei migliori in campo. Sua l'azione da cui è nato il gol del Formia. Qui deve uscire Avgul, protezione del pallone di Battaglia. Sheriff Cheikh Sar è entrato in campo. Festa, spazza via, pallone che può diventare buono anche per Zaccaro se non ci fosse la testa di Folco. Iozzi con la destra allarga a cercare lo scatto di Faliero, ma da lì non si passa praticamente più. Lucignano sta facendo una prestazione dal punto di vista difensivo davvero notevole. Petronzio, il suo controllo, si mette in mezzo Iozzi e recupera, poi il pallone lo perde Iozzi e prova a fare tutto da solo Lucignano. Poi Zaccaro finisce giù, Di Folco che lancia un urlo preoccupante e il pallone che viene spazzato fuori. Zaccaro va a dire qualcosa all'arbitro perché Di Folco, a suo dire, si è buttato in modo plateale fingendo magari di aver preso una botta in faccia, tant'è che sembra assolutamente ripreso al 100% già pochi secondi dopo l'evento. Altro cambio per il Monte San Giovanni Campano,
Esce Bruni, uno dei più, l'abbiamo detto, forse il più attivo, praticamente più concreto dei suoi. È entrato Giovanni Sili. Ha provato anche Faliero a rendersi pericoloso, ma i suoi tentativi sono coincisi con la crescita in maniera disarmante di Lucignano, che da quella fascia non ha fatto passare più nessuno. Questo fallo di mano proprio del nuovo entrato, di uno dei due nuovi entrati in questo secondo tempo, Luca Serapiglia. Il lancio trova Petronzio, rientra sul destro e lascia lì un avversario. Palla per Zaccaro, si allunga un po' troppo il pallone, diventa buono per Napoletano. Lo controlla Napoletano, subisce il tocco, finisce giù e c'è calcio di punizione per il Formia. È andato a risiedere anche Maradona, quindi tramonta lì speranza di vederlo in campo questa partita. Calcio di punizione, insomma, Napoletano e Pepe sul pallone, vedremo se addirittura si cercherà il tiro in porta. Siamo abbastanza lontani dai pali di Fiorini. Parte Pepe col mancino, va direttamente in porta, il pallone rimbalza all'altezza dell'area piccola, nessun problema per Simone Fiorini, e con le mani prova a rilanciare l'azione. Colpo di tacco di Macciocca a favorire lo scatto di Serapiglia, difende il pallone e la rimessa dal fondo battaglia, manco a dirlo, ci riesce. La rimessa in campo sarà per Alexei Avgul. Approfittiamo di queste brevi interruzioni di gioco per risetarci anche noi. Abbiamo detto il sole presente qui a Maranola, un po' di ogni tanto si alza un timido venticello a ricordarci che pur sempre è autunno. Si perde il pallone in fallo laterale, la rimessa in gioco è per la squadra di casa. Attende che l'arbitro faccia capire qual è la posizione giusta per rimettere il pallone in gioco. Pasquale, lancio a cercare Zaccaro, arretramento di Zaccaro, controllo di testa, poi di destro, finisce giù il tentativo di mettere il pallone in mezzo. Gli è venuto a mancare l'appoggio dell'avversario, finito giù Zaccaro, il rinvio di Fiorini. Intervento di Pepe a cancellare il tentativo di gestione di Macciocca, allarga per Lucignano. È un brutto intervento, deve intervenire l'arbitro e arriva il fischio, qui ci potrebbe scappare anche il cartellino. Intervento in netto ritardo di Giovanni Sili, forse non intenzionale, ma in ritardo ha preso Lucignano, che aveva già spazzato il pallone in avanti, infatti è rimasto giù Lucignano e Macciocca gli va a dire qualcosa anche abbassandosi faccia a faccia. Sono queste, a modesta opinione di chi vi parla, le cose che l'arbitro dovrebbe cercare di tenere sotto controllo, che la partita rischia di incattivirsi più che per gli interventi, per questi continui battibecchi cercati dai giocatori. Festa in avanti, colpo di testa di Cellupica, pallone in avanti, la controlla forse con un braccio Macciocca, l'arbitro non fischia, allarga Macciocca per Serapiglia, prova a superare Pasquale, riesce a mettere il pallone in mezzo per la scivolata di battaglia, il pallone finisce in corner che andrà a battere Giacomo Iozzi.
attenzione, questo calcio d'angolo, Iossi sceglie di andare fuori dall'area per Florese, sbaglia completamente la conclusione. Con tanti uomini in area di rigore, scelto la soluzione fuori dall'area in Monte San Giovanni Campano. Occasione sprecata, la squadra ospite che deve recuperare un gol di svantaggio. Siamo al 79esimo, 1-0 per il Formia, il gol al 62esimo di Petronzio. Iozzi, per Sili, l'intervento di Lucignano, palla in rimessa. Cellupica con le mani trova Faliero, intervento di Pepe che cancella l'avversario dal campo, la discesa di Pepe, il tocco di punta per cercare lo scatto di Vitale, troppo centrale, può uscire e recuperare il pallone Fiorini, è rimasto giù intanto Faliero che lentamente si rialza, la palla per Macciocca, contrasto di Festa è irregolare, no, viene rischiato il fallo a Macciocca, va a chiedere spiegazioni all'arbitro, sinceramente sembrava non esserci nulla. Può andare alla battuta di questo calcio di punizione Afgul, mentre si sta a preparare il terzo cambio per il Monte San Giovanni Campano. Seppani prima di Petronzio, in qualche difficoltà ne esce ancora Seppani, poi dal piede che poi alla fine si deve fermare, attenzione, problemi per Seppani con Napoletano che mette il pallone sul fondo per consentire i soccorsi, potrebbero essere problemi di crampi, adesso vediamo. Napoletano a cercare di aiutare Paolo Seppani, alla fine si rimette in piedi, aver subito un tocco forse proprio da Napoletano, vabbè, comunque fatto sta che si rimette in piedi e si può ripartire, si riprenderà probabilmente con il cambio, infatti esce Samuele Faliero, lascia il campo il numero 11 in favore di Ernest Lesi. L'81esimo. Terzo cambio per Castellucci. Quindi due esterni, mentre continuano un po' a provocarsi i giocatori in campo, a parlare molto tra di loro, l'arbitro fa orecchie da mercante e la partita comunque non è degenerata da quel punto di vista, quindi magari ho sbagliato io e ha fatto bene il signor Musumeci di Cassino. Intanto pallone restituito da Fiorini al Formia, poi ripartire con la rimessa di Pasquale. Zaccaro, suo controllo volante, ancora la mette giù la foca di Zaccaro, la sua solita classe, se ne va in mezzo a due, in mezzo a tre, ma alla fine subisce il contatto. Calcio di punizione per il Formia, sempre prezioso anche quando non segna capitano Vincenzo Zaccaro.
Calcio di punizione, la posizione interessante per mettere il pallone in mezzo. Battaglia col secondo palo, così come Petronzio, Vitale e Zaccaro più centrali. Ecco lo scatto di battaglia, andrà a prendere posizione in mezzo all'area, la tocca! Ed è sempre lui, Antonio Battaglia! Pericolo pubblico numero uno sui calci piazzati e con l'esultanza sotto la tribuna e l'abbraccio con Napoletano. Battaglia sigla il 2-0 all'84esimo, il Formia raddoppia. Incredibile come debba essere sempre tenuto sotto strettissima sorveglianza il numero 5, veramente. Almeno questa è la terza partita che commento io a Maranola, la terza volta che Battaglia va in gol su situazioni da calcio da fermo. Il suo colpo di testa è letale, l'abbiamo detto un po' durante tutta la partita, alla fine è arrivato il gol del numero 5. C'è un altro cambio per il Monte San Giovanni Campano, a uscire è un altro numero 5, si tratta di Paolo Seppani. Ad entrare, se non vedo male, dovrebbe essere Frezza, ma questa distanza è un po' complicato. Adesso vi daremo la conferma. Ok, certo che è uscito Seppani, si è stato Marco Frezza con numero 18. Adesso esce ancora bene il Formia da questa situazione, finisce giù Petronzio, toccato da Serapiglia. Continuano a discutere i giocatori in campo, continuano ad esserci dei gesti molto poco carini da un punto di vista sportivo, di correttezza, ma l'arbitro ormai ha preso questo metro e l'ha portato avanti per tutta la partita. Pallone che diventa qui buono per Zaccaro, che va direttamente al tiro in porta. Sepote San Giovanni Campano che prova dalla sinistra ad attaccare, ma viene fermato Lesi da Pepe, che avanza, avanza sulla destra, anche Florese lo salta Pepe e poi prova a servire Zaccaro sull'inserimento, non si intendono i due. Napoletano poi mette il pallone in fallo laterale. Cambio per il Formia e esce l'autore del gol che ha sbloccato il risultato, Jonathan Raspaolo, ed entra con il numero 20 Diego Armando Maradona. Sembra un certo effetto dirlo in telecronaca. L'ultima gara giocata qui in casa da Diego Junior è stata quella contro la Nitrella, l'abbiamo visto uscire dal campo sul finale del primo tempo dopo aver subito un tocco e un infortunio. Adesso rientra in campo con il numero 20. Applausi per Petronzio al momento della sua uscita dal campo, non potrebbe essere altrimenti, dato un pericolo costante, ed è l'autore del gol del 1-0 arrivato al 62esimo. All'84esimo poi il gol di Battaglia, che ha fissato il risultato sul 2-0. Qui Sar che recupera il pallone, dribbla un avversario, lo gestisce e lo cede indietro. Pepe, Festa, palla a metà tra Lucignano e Sar, se ne impossessa Lucignano, scende sulla sinistra, sbaglia però l'appoggio per Zaccaro. Pepe come al solito, interdizione perfetta. Maradona gestisce il pallone all'indietro per Pasquale.
Napoletano, battaglia, festa. La gestione del pallone adesso del Formia chiaramente non ha nessun interesse ad accelerare sul risultato di 2-0 a pochi minuti dalla fine. Recuperato il pallone della squadra ospite, Iozzi. La palla al centro del campo per Sili. Si fa vedere a destra Cellupica. Veloccia però allarga per Iozzi. Prova a fare tutto da solo, alla fine guadagna quello che può, cioè una rimessa con le mani. Rimessa laterale giocata per Veloccia. Palla dentro e colpo di testa, attenzione, palla che può diventare buona per Sili. C'è l'intervento di Festa, palla però ancora per il Monte San Giovanni Campano. Iozzi la mette in mezzo, Lucignano di testa sulla ribattuta, il mancino di Cellupica svirgolato, Pasquale di testa per Vitale, e poi lancia male il pallone in avanti per nessuno se non Di Folco. Iozzi in mezzo, non la tocca a nessuno, la palla rotola in rimessa laterale per il Formia. Quando siamo entrati nel 90° minuto, aspettiamo di vedere quanto sarà il recupero, forse un paio di minuti. Adesso vediamo, deve arrivare a momenti Napoletano, qui tocca Sili che finisce giù e c'è calcio di punizione. Intanto dovrebbe arrivare un altro cambio, il quarto per squadra di Russo. Deve attendere la battuta del calcio di punizione Veloccia, perché ci sarà proprio il cambio. Ad uscire con il numero 8 sarà Napoletano. Vediamo chi entra con il numero 14, Michael Lucchetta. Applausi anche per Napoletano, che gli ha ottenuto una prestazione molto solida, fatto soprattutto a botte con gli avversari, sa mai risparmiarsi. Quattro minuti di recupero che sono già iniziati da 30 secondi circa. Pronto a battere Veloccia col destro, il pallone protetto da Avgul che perde palla e arriva il fallo sul portiere, fallo di Frezza, no, Frezza aveva messo il pallone in porta, comunque è stato il fallo sull'intervento di Avgul su questo calcio di punizione. Le proteste da parte dei giocatori del Monte San Giovanni Campano, viene ammonito il capitano Iozzi, è stato un capannello di giocatori del Monte San Giovanni Campano attorno all'arbitro sui sviluppi di questo calcio di punizione. Messo palla in mezzo Veloccia, è uscito Avgul che non è riuscito a bloccare il pallone per l'intervento di uno dei giocatori della squadra ospite. L'arbitro ha ritenuto giusto di fischiare il calcio di punizione. Sulla palla persa, Davgula aveva messo la palla in porta, se non ho visto male, Marco Frezza, ma l'arbitro ha concesso la punizione per il Formia. Adesso Monte San Giovanni Campano in possesso, superato Maradona, la palla per Veloccia, colpo di testa di battaglia, intervento di Vitale a recuperare, poi spazza in avanti senza tanto preoccuparsi, tanto ci pensa Zaccaro. Alla fine Maradona si è andato via anche con un bel sombrero, ma c'è stato il fischio. La palla per il Monte San Giovanni Campano che prova adesso ad avanzare e a crearsi occasioni in questo finale. Siamo sulla sinistra, la palla per Iozzi, contrasto con Maradona che lo tocca, fallo e cartellino giallo per Maradona al 93°.
primo contrasto di Ghito, fallo e cartellino giallo. Secondo il metro dell'arbitro, che difficile è stato sinceramente da comprendere, tanti falli decisamente più gravi di questo stati puniti con il non sono stati puniti con il cartellino. Maradona quinto ammonito della partita, 2 per il Formia, 3 per il Monte San Giovanni Campano, che adesso metterà il pallone in mezzo con Iozzi, che va direttamente verso la porta. La palla è alta, la può guardare uscire senza grossi problemi Avgul. Siamo nell'ultimo minuto di recupero, 40 secondi più o meno alla fine di questa partita. Formia avanti 2-0. Formia che sarà impegnato nella prossima partita, l'ottava giornata del campionato di promozione razziale, girone D, sul campo del Roccasecca, decima in classifica prima di questa giornata. Partita sicuramente più impegnativa sulla carta, quella del Monte San Giovanni Campano, che ferma così, ormai penso che possiamo anche dirlo, il suo filotto di 3 vittorie consecutive, e nella prossima dovrà affrontare un'altra squadra molto vicina al Formia da un punto di vista geografico. Noi la vediamo da qui, dall'altra parte, la Mistral, e finisce qui la partita. Dopo 4 minuti di recupero il Formia vince 2-0, e gol al 62esimo di Petronzio e all'84esimo dell'immancabile ormai battaglia nelle partite casalinghe, seconda vittoria consecutiva per il Formia, che non riesce a fare altro risultato che non sia vincere quando si tratta di giocare in casa, la quarta vittoria su 4 giocate sul campo di Maranola. Prossima partita contro il Roccasecca, Monte San Giovanni Campano, che invece chiude qui la striscia di vittorie consecutive, che si fermano a 3, la quarta sconfitta in campionato, non perdeva dalla terza giornata. Formia che quindi conquista 3 punti importantissimi. Sulle immagini dei giocatori di Giovanni Russo che vanno sotto la curva occupata dagli ultras a festeggiare, a ringraziare il proprio pubblico per la presenza, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Mi raccomando, non ci abbandonate, perché ci saranno le interviste nel post partita, e poi più in generale, se volete, sempre qui con noi su Telegolfo, dal nostro amico Cristian alle riprese, da Davide Guzzardi in cuffia. Per la cronaca di Formia Monte San Giovanni Campano è tutto. Eccoci qua con Mister Russo, è appena finita una partita molto combattuta in campo, abbiamo visto tanti giocatori parlarsi molto, anche forse troppo, contrasti anche un po' duri, la partita però si è mantenuta su binari corretti, la cosa più importante è che sono arrivati 2-3 punti molto molto importanti. Ma sicuramente noi ci tenevamo tantissimo a far bene oggi per la società, per i tifosi, ma soprattutto per il gruppo. Ovviamente giocando in casa, come ho detto anche giustamente prima della partita, noi non possiamo permetterci di sbagliare, soprattutto in casa, quindi siamo scesi in campo determinati e convinti, anche se i primi 10-12 minuti abbiamo studiato attentamente l'avversario per poi prendere il pallino del gioco e migliorarci di minuto in minuto, fino a quando poi non abbiamo preso letteralmente il campo, abbiamo preso le giocate, e poi quando hai giocato e hai campo ti diventa tutto più facile. Faccio i miei complimenti alla squadra avversaria, al mister in particolare, squadra ben messa in campo tatticamente, e squadra dura da affrontare, soprattutto una squadra che da un momento all'altro ti può far male. Quindi onore anche a loro, che sicuramente diranno fino alla fine del campionato la loro. Anche perché è una squadra che era dietro di voi solamente di 2 punti prima di questa partita, quindi era presumibile sulla carta uno scontro abbastanza alla pari. È facile parlare del tridente d'attacco, è la seconda partita consecutiva che schierate questo tridente con Zaccaoras, Paolo e Petronzio al primo minuto, quindi due parole su quelle che sono poi le combinazioni. Una di queste è quella che vi ha portato al gol del vantaggio dei 3 davanti, se avete trovato il vostro assetto definitivo magari con questi 3.
Ma diciamo che noi l'assetto lo studiamo durante la settimana, perché in base all'avversario che dobbiamo affrontare prepariamo la gara tecnicamente e tatticamente. Ovviamente andiamo a vedere come gioca l'avversario per poi predisporci noi in campo. I complimenti vanno al trio d'attacco perché ormai sono affiatati, fanno dei movimenti sincronizzati, però soprattutto il merito va anche al reparto non solo del centrocampo ma anche al reparto difensivo, che comunque danno tanta stabilità e comunque muovono tanto possesso palla per poi cercare le giocate per il nostro utente, insomma. Infatti, li volevo andare a parare alla fine, cioè che oggi è stata una prestazione, come ha detto lei, contro una squadra che può fare male da qualsiasi, in qualsiasi momento, eppure non sono riusciti quasi mai a scalfire la vostra sicurezza, a merito di una prestazione difensiva sicuramente che ha impressionato molto, soprattutto nel secondo tempo, da parte di Lucignano e Battaglia, ma per fare due nomi. Ma diciamo i complimenti oggi vanno a tutti, partendo da Lucignano, Battaglia, Festa, Pasquale che hanno mantenuto bene la linea difensiva e ripeto, questi sono i sacrifici che durante la settimana i ragazzi fanno e la domenica cercano di metterli in campo, ma i complimenti particolari vanno anche a un gran Marco Pepe, un gran Costantino Napoletano, un gran Nulli Gianluca che comunque hanno fatto bene a centrocampo, non hanno mai mollato la presa e comunque hanno fatto tutto quello che gli è stato chiesto prima, durante e a fine partita. Parlando poi di uno dei suoi difensori, Battaglia, almeno questa è la terza volta che io vengo a fare la cronaca qui, la terza volta che va in gol. Queste situazioni da calcio da fermo sono un aspetto su cui vi soffermate in allenamento o ci si affida anche alla stazza di un difensore che a livello di centimetri ne dà parecchi? No, sicuramente come ti dicevo proviamo tanta tattica durante la settimana, ma proviamo anche tante palle inattive. Ovviamente avendo un difensore come Battaglia, ma anche saltatori come Zaccaro, come Pepe, come Costantino, come Jonathan Petronzio, ovviamente cerchiamo di adattare le nostre palle inattive agli uomini che abbiamo. Ovviamente avere un Battaglia in questa condizione su palle inattive e avere sempre da un momento all'altro la palla decisiva, il tap-in che ti può portare benissimamente alla vittoria della partita. Sono 4 su 4 in casa, adesso si fa ospiti del Roccasecca, può essere il momento per dire la vostra definitivamente anche in trasferta e per affermarlo a questo punto, quando ci stiamo avvicinando alle prime 10 di campionato, che formula per le prime posizioni c'è. Ma sicuramente i due direttori insieme alla società hanno costruito una squadra che sicuramente a dicembre dovrà essere puntellata in qualche reparto. Noi diciamo la nostra domenica per domenica. Ovviamente il nostro obiettivo ora è quello di andare a raccogliere e dare continuità alla nostra striscia positiva anche fuori casa. Quindi ora fuori casa ci manca solo la vittoria. Domenica ci auguriamo che in quel di Roccasecca riusciamo a recuperare i 3 punti anche se ci spetta una trasferta difficile perché anche il campo non è del tutto lineare come questo, quindi in settimana lavoreremo duro anche per questo. Ci tengo a dire che prima della trasferta di Roccasecca, mercoledì noi abbiamo anche il ritorno di Coppa Italia che puntiamo a far bene anche in Coppa, quindi cerchiamo di superare anche il turno, quindi proviamo a ribaltare un 3-1 dell'andata. Siamo con Diego Maradona, abbiamo sentito dire una frase molto divertente da un certo punto di vista alla fine della partita, aspettatemi per ammonire, sei entrato in tempo per prendere un'ammonizione, c'è comunque da commentare un risultato molto positivo. No, no, noi ci tenevamo a vincere questa partita, arrivavamo un po' acciaccati, vedi io che sono già una quindicina di giorni che non mi allenavo, ho potuto fare l'allenamento di ieri, Petronzio non stava benissimo, Simone ha stretto i denti, Raspaolo, quindi è stata una vittoria che vale doppio perché venivamo da qualche difficoltà fisica. Ma ringraziando Dio abbiamo preparato bene la partita e ci è andata bene. Una prestazione offensiva della vostra squadra che ha impressionato, ma soprattutto dal punto di vista difensivo. Quanto è più facile magari giocare in attacco più liberi da pensieri quando si sa di avere le spalle così ben coperte? Ma è logico che noi facciamo un lavoro di squadra, il mister spesso ci parla e ci dice che dobbiamo lavorare di squadra e dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, devo dire la verità. E la maniera, abbiamo cambiato anche il modo di difendere, il mister ci ha dato un'identità anche dal punto di vista, non solo dal punto di vista offensivo, anche dal punto di vista difensivo e penso che i risultati si vedano.
Una domanda quindi a questo punto, visto che noi ti abbiamo visto nella penultima partita giocata in casa, quella contro la Nitrella, uscire a fine primo tempo per un colpo, quindi la domanda di rito te la devo fare, come stai? No, meglio, meglio. Questa settimana ho fatto tutto il lavoro differenziato, il sabato, ieri mi sono aggregato alla squadra, penso che mercoledì metterò qualche minuto, ancora di più, e domenica sono disponibile, penso, dal primo minuto se il mister vorrà. La domanda, visto che sei comunque la prima volta ai nostri microfoni, che tra l'hanno fatta un po' tutti, io mi sento di dovertela fare. Come ti trovi qui a Formia, con la città, con la gente, con questa squadra e con un pubblico che anche questa sera non ti ha fatto mancare il suo affetto? Assolutamente, assolutamente. Sera questa mattina. Assolutamente sì, a Formia sono venuto con tanto entusiasmo, grazie al direttore. Io faccio fatica a dire direttore perché per me è un amico, quindi il direttore Lentini mi ha portato qui, e devo ringraziare la gente, devo ringraziare la città, perché nonostante, diciamo, l'inizio è stato con qualche problemino fisico, mi hanno appoggiato dal primo momento e spero di poter ricambiare questo affetto con le mie prestazioni. E noi speriamo di vederti presto al 100%. Grazie Diego. Grazie a voi.